Parlo così, mi sentite? È un po' basso. Poco. Sì, mi sentite? Peggio. Allora, ieri, ieri abbiamo studiato il nuovo Prof, mi perdoni, ma si sente proprio basso il volume del suo microfono. Si sente basso il microfono? Sì, Sì. proprio come se fosse lontano. Così come mi sentite? Meglio. Quindi con questo mi sentite meglio? Sì. Un po'. Va bene, non so che abbiano fatto ieri. Moto di un grave in presenza. Però Devo non la sta scrivere una domanda. condividendo. In presenza di resistenza viscosa. E cioè ci siamo chiesti quale sia l'andamento di un punto materiale, una traiettoria, in realtà non ce lo siamo chiesti, però adesso entriamo nei dettagli, di un punto materiale che a un certo istante t uguale a 0 venga lanciato con una velocità v con 0 che ha componenti v con 0x lungo l'asse delle x e v con 0y lungo l'asse delle y. Il punto materiale percorrerà una certa traiettoria e abbiamo detto che ad ogni istante il punto materiale è sottoposto sempre a una forza peso che lo spinge verso il basso e se a quell'istante la velocità generica è un vettore tangente alla traiettoria, sempre a quell'istante sappiamo che c'è una forza di resistenza viscosa che è in direzione della velocità in verso opposto e abbiamo detto che questa forza l'abbiamo scritta come viscosa, come avevamo scritto. Non mi ricordo che R. sia R Rvis. bis è meno B per la velocità a quell'istante del punto materiale. In realtà, ieri, non ci siamo calcolati la traiettoria del punto materiale, ma ci siamo calcolati solo come cambiano nel tempo le componenti x ed y della velocità. E abbiamo ricavato
che la velocità lungo la direzione x è la velocità lungo la direzione x all'istante 0 per una funzione esponenziale e alla meno b su m per il tempo t, mentre la velocità lungo la direzione y, riscrivo quello che avevo ricavato ieri, scusate, mi sono fatto un appunto, è m su b che moltiplica g più b su m v0y per e alla meno b su mt, la stessa esponenziale che compare nella componente x, meno g. Quindi abbiamo ricavato questo risultato. Allora, ieri molto brevemente volevo commentare quello che succede, e abbiamo detto che succede nel caso in cui io vado a osservare le velocità ad un tempo t infinito, cioè nel limite di tempi molto grandi, cioè dopo che il punto materiale è stato lanciato da tanto tempo. Guardando queste espressioni possiamo vedere che il limite per t che tende ad infinito di vx di t è uguale, vedete, vx è una funzione esponenziale decrescente nel tempo, per t che tende all'infinito l'esponente tende a meno infinito e alla meno infinito va a 0, e quindi la componente x della velocità va a 0. Mentre se vado a guardare il limite sempre per t che tende ad infinito della componente y della velocità, abbiamo visto che il termine esponenziale va a 0, quindi tutto questo termine qui si annulla e mi rimane che qua ho meno mg diviso il coefficiente b. Quindi la velocità va ad un valore che viene chiamato velocità limite, che è negativo perché ovviamente, per come abbiamo scelto il sistema di riferimento, il corpo dopo un po' di tempo comincia a scendere verso il basso. Allora, se facciamo un grafico della velocità componente x in funzione del tempo, vediamo che il grafico della funzione vx è un grafico di tipo esponenziale, cioè la velocità inizialmente vale vx 0 e poi tende a 0. Se invece ci facciamo un grafico della componente y della velocità, vediamo che se disegniamo qui un asintoto orizzontale in corrispondenza del valore meno mg su b, la velocità lungo la direzione y ha un andamento sempre esponenziale decrescente, ma fatto in questa maniera. Partiamo dal valore v0y. Quindi che succede? Inizialmente la velocità è positiva, e il punto materiale sta salendo verso l'alto, perché vi ricordate, noi stiamo supponendo che all'istante iniziale il punto abbia una componente della velocità lungo y positiva, sta salendo verso l'alto, a un certo punto la velocità lungo y diventa nulla, perché il punto materiale non sale più, e poi la velocità lungo y diventa negativa. Mano a mano che scende, però, contrariamente al caso di un grave che si muove nel caso di una resistenza viscosa nulla, mano a mano che scende, che il punto scende, quindi vedete qua la velocità diventa 0, qui diventa negativa, no? E a un certo punto assume un valore limite che è meno mgb. E quindi un corpo lasciato cadere in un fluido viscoso, dopo un po'
comincia a muoversi di moto uniforme, con una velocità che è legata a quant'è l'accelerazione di gravità, quant'è il parametro che descrive la forza di reazione viscosa e quant'è la massa del vostro corpo. Allora, ieri volevamo domandarci che cosa succede a queste relazioni qui. Come si fa a selezionare? Con il lazzo. Cosa succede a queste relazioni? Delle copie. Come si farà? Così. Ok. Cosa succede a queste relazioni se io considero un mezzo in cui la viscosità è piccola o nulla? No? Che cosa succede nel caso in cui la viscosità, diciamo non la viscosità, diciamo nel caso in cui non si abbia resistenza viscosa, e cioè quando B è uguale a zero. Mi sono dovuto fermare perché il calcolo voleva un po' più di tempo e, come avete visto, ieri abbiamo un po' corso e avremmo corso ancora di più. Allora, per la componente X non è difficile, perché per la componente X, diciamo Ux nel limite di B che tende a zero, e come vedete questa esponente qua, quando B tende a 0, l'esponente tende a 0, e alla 0 fa 1, e la velocità tende ad assumere il valore x con 0. E ritrovo il risultato a cui sono abituato nel moto di un proiettile in assenza di resistenza viscosa, cioè la componente trasversale della velocità al suolo si rimane immutata. Invece il problema ce l'avevamo quando andavamo a vedere questa seconda relazione. Perché? Perché se io cancelliamo queste annotazioni qui. Okay. Se io vado a guardare il caso B uguale a 0, come vedete quando B uguale a 0, questo termine qui va a 1, questo termine qui va a 0, G meno G tende a 0, B qui tende a 0, e quindi io ho una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Quindi per calcolarmi l'andamento non posso semplicemente sostituire il valore di B, ma devo fare il limite. Allora, per farlo, la prima cosa è mi riscrivo questa relazione in una forma più amichevole. Cioè, scrivo che Vy/dt, mi accoppio le parti con l'accelerazione di gravità e porto questo termine mb dentro la parentesi, quindi questo sarebbe lasciamolo fuori, m su b che moltiplica g per e alla meno b su m t meno 1, perché metto a fattor comune G. Fatemi spostare un po', se no non vedete. Ok. E poi mi rimane un termine più B su M, V con 0, Y, e alla meno B su M per il tempo T. Adesso a questo punto, questo fattore che è qui, lo porto dentro alla parentesi, quindi mi moltiplica qui mg su b, sparisce da qui, e quando moltiplico questo termine mi fa sparire questo termine qua. Quindi ottengo che la velocità, in una forma più, diciamo, pulita, può essere scritta come mg su b per e alla meno b su mt meno 1 più v con 0, y e alla meno b su m per t. Adesso che succede nel limite di b che tende a 0? Cioè quando la viscosità
tende a zero. Guardate, allora, questo termine qui non mi dà problemi, perché e alla meno 0 fa 1, e quindi questa non è una forma indeterminata. Invece qui ho una forma indeterminata, perché e alla meno b su m per t tende a 1, 1 meno 1 va a 0, e quando vado a dividere per 0 ottengo, diciamo, un'indeterminazione. Allora che cosa faccio? Prendo l'esponenziale che si trova qui e la sviluppo in serie. E dico, questo è mg su b, al posto della funzione esponenziale metto il suo sviluppo in serie troncato al primo ordine, che è 1 meno l'esponente bm su t. E poi mi rimane un meno 1 che viene da questo meno 1 qua. E qui, quando faccio il limite, so che questa esponenziale va a 0, quindi posso lasciare v con 0 y. Adesso quello che accade è che questo termine e questo termine si semplificano e il fattore m su b si semplifica. Quindi nel limite di b che tende a 0, la velocità è descritta da questa espressione. Vedete, avete v con 0 y meno gt, che è esattamente la formula che mi descrive il moto uniformemente accelerato di un corpo che si muove cadendo sottoposto all'accelerazione di gravità in assenza di resistenza viscosa. Quindi ritroviamo nel limite di piccola viscosità lo stesso comportamento che abbiamo trovato quando abbiamo fatto il lancio del proiettile. Adesso possiamo riguardare questi due grafici qui, no? E invece di guardarli qui sulla lavagna, li guardiamo sull'app che io vi ho messo condivisa. Anzi, prima la devo lanciare. Un secondo solo. Eccoci qua. Allora, condiviso la finestra sbagliata. Dovrebbe essere questa. Allora, qui voi vedete, vi ricordate che questa è un'app che, data una posizione iniziale e una velocità iniziale e un'angolazione di lancio di un proiettile, è in grado di calcolare la traiettoria. Quindi ad esempio qui vedete una traiettoria, questa è y, qua abbiamo l'asse delle x, e quindi abbiamo una traiettoria parabolica. Qui su questo grafico avete gli andamenti delle velocità lungo la direzione x, la curva blu, e la velocità lungo la direzione y. E come vedete la velocità lungo la direzione x rimane costante perché non c'è attrito, è viscoso, mentre la velocità lungo la direzione y scende linearmente, come v0y meno gt. Adesso io posso aggiungere dell'attrito viscoso. Innanzitutto posso confrontare le due traiettorie con o senza l'attrito viscoso e vedo che la traiettoria è drammaticamente differente. Questa era quella originale e questa è quella che mi viene fuori. Ma quello che noto, soprattutto, è che la velocità, che è sempre tangente alla traiettoria, tende a diventare verticale. Qui voi vedete esattamente quello che abbiamo dato in teoria, cioè la velocità ha una componente x che piano piano scende e tende a zero, mentre la componente y, che inizialmente è positiva, diminuisce, diventa zero quando io mi trovo al culmine della traiettoria, poi diventa negativa e piano piano esponenzialmente tende al valore limite. Se aumento
il coefficiente di resistenza viscosa e calcolo di nuovo la traiettoria, vedete che si vede ancora meglio. La velocità y ha un andamento esponenziale che è esattamente quello che abbiamo disegnato sulla lavagna prima. Questo che cosa vuol dire? Quindi questa app è disponibile, ve la potete andare a prendere, e tra l'altro qui c'è il calcolo delle coordinate che noi non facciamo in teoria, ma che qui è stato fatto e poi inserito all'interno dell'app, e quindi volendo potete vedere qual è l'andamento. Allora, quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che se io ho un paracadutista che si lancia dal culmine di una montagna e nel lanciarsi si dà una spinta sia verso l'alto, ma ovviamente se ne può dare molto poco, sia che di traverso per allontanarsi dalla parete, ha una componente x della velocità, ma dopo un po' questa componente x sparisce a causa della resistenza viscosa e il moto diventa perfettamente verticale. Adesso possiamo commentare sul valore della velocità limite, del perché la velocità limite ci venga questa che ho segnato qui, meno mg su b. Che succede in condizione limite? Che cosa sta accadendo? Abbiamo detto che la velocità è costante. In sostanza, che cosa sta accadendo? Succede che la massa m, nelle condizioni limite, è spinta verso il basso dalla forza peso, diciamo, scriviamo qui, in condizioni limite, ed è tirata verso l'alto dalla forza di resistenza viscosa. E la somma di queste due forze, forza di resistenza viscosa più la forza peso, è uguale a zero. Cioè le due forze sono uguali ed opposte. Di conseguenza l'accelerazione è uguale a zero e di conseguenza la velocità è uguale a una costante. Scendo a velocità costante. Adesso vediamo questa espressione qui. Se noi avevamo l'asse, possiamo prendere un asse rivolto verso il basso, un asse y rivolto così. Se proietto questa relazione lungo la direzione y, che ottengo? Ottengo che la forza di resistenza viscosa è meno b per la velocità, cioè ha una componente negativa rispetto all'asse y, che è b per la velocità a quell'istante. La forza peso ha una componente mg e la somma di queste due componenti, una negativa e una positiva, deve essere 0. E come risultato la velocità, dove qui, se volete, io ho messo il modulo della velocità, il modulo della velocità vi viene mg diviso b, esattamente la velocità limite che noi abbiamo calcolato. Quindi questo vi fa capire che la velocità limite da che dipende? Dipende, ovviamente, da quanto è la spinta verso il basso, cioè l'accelerazione di gravità, e da quant'è la reazione dell'aria. E di nuovo, nel limite di B, che tende a zero, a me viene che questa velocità limite tende all'infinito. Chiaramente il corpo continua ad accelerare sotto l'accelerazione di gravità e aumenta sempre di velocità e non rallenta mai. Mentre nel caso limite questa velocità esiste. Quindi, diciamo, questo conclude questa trattazione della resistenza viscosa. Allora, può capitare in alcuni esercizi che si diano degli esercizi sulla resistenza viscosa, quindi guardate quello che trovate sia sul libro di testo che nel libro di esercizi. Allora, ci ho detto, volevo fare un esercizio numerico sulla forza elastica. Professore, una cosa. Ma gli esercizi sulla forza viscosa, e ogni volta, cioè noi ogni volta ce la ricaviamo ovviamente la formula o ce la impariamo a memoria? No, no, non vi vengono dati esercizi in cui dovete risolverli l'equazione differenziale
no. Al massimo vi può essere dato un esercizio in cui si richiede la velocità limite di un corpo in caduta, o si chiede di calcolare quant'è la velocità a un certo istante, però non si danno mai esercizi in cui le vostre capacità di analisi relative agli integrali e alle equazioni differenziali siano messe a dura prova, perché uno si rende conto che voi l'analisi avete appena cominciato a masticarla. Ok, grazie. Allora, abbiamo l'esercizio 2.8 di quelli di fine sezione, a pagina 327. Allora, abbiamo un piano orizzontale, abbiamo due corpi che noi rappresentiamo come due punti materiali di masse M1 ed M2, quindi sia questa M1 sia questa M2. Tra i due corpi tra il corpo 1 e il terreno ci sia un coefficiente di attrito statico μ con S 1, e tra il secondo corpo e il piano di appoggio ci sia un coefficiente di attrito statico μ con S 2. A proposito della lettera mi, no? In ambiente scientifico, la sentirete sempre pronunciare mu. In ambiente classico, la sentirete sempre pronunciare mi. Quindi non vi spaventate se poi dopo qualche altro docente vi dirà che questa è mu. Chi ha studiato il greco sa che questa in realtà è la lettera mi greca. Quindi, se ve la volete tirare, quando parlate con qualcuno, chiamatela mi. Frank dice: io ho fatto il classico. Io, ad esempio, ho fatto lo scientifico, però la chiamo mi, così me la tiro. D'accordo? Allora, tra queste due masse c'è una molla di costante elastica K, e il testo dice, adesso lo leggo, dice: due punti materiali di masse M1 uguale 1,5 kg e M2 uguale 1,8 kg, quindi ci dà le masse, sono collegati tra loro da una molla di costante elastica 50 newton per metro. Quindi la costante elastica è 50 newton per metro. La molla è a riposo. Supponendo che il coefficiente di attrito statico μS1 sia 0,4, quindi μ con S1 è uguale a 0,4, e μ con S2 sia uguale a 0,3, calcolare di quanto si può allungare la molla mantenendo sempre il sistema in condizioni di equilibrio statico, cioè allungamento massimo della molla tale che si rimanga in condizioni statiche. Questa è la domanda. Allora, che cosa si intende? Si intende che immaginate di avere queste due masse appoggiate su un piano, immaginate che con le vostre mani voi le allontaniate e poi le lasciate sul tavolo. E fino a che l'allungamento della molla è piccolo, queste due masse rimarranno ferme. Fino a che arriverò a un allungamento della molla tale che la forza elastica è più forte della forza di resistenza dell'attrito statico, e quindi uno dei due corpi si mette in moto. Allora è chiaro che in condizioni di allungamento che cosa succede?
succede che le due masse saranno più lontane, la molla sarà stirata e sarà allungata di una certa quantità, indichiamo X. Andiamo a vedere le forze che agiscono su questi corpi. Ad esempio, sul corpo di massa M1, che forze agiscono? Me le dite voi. La forza peso, la reazione vincolare. La forza peso, chiamiamola P1. Reazione normale. Vincolare, chiamiamola N1. Poi? La forza opposta a quella della molla. La forza esterna. Allora, uno dice la forza opposta a quella della molla. Uno dice la forza esterna. Chiariamo prima, cosa sarebbe questa forza esterna? La molla. La mia mano che tira... L'attrito. Oh, prima la signorina, chiariamo la... Che la forza esterna? La mano che tira le masse, la massa. Allora, la molla, no? Quindi, chiamiamola forza elastica, no? Forza elastica, la mettiamo qui. Ci siamo? Va bene per lei? Sì. Poi uno di voi ha urlato l'attrito. E se la molla tira verso destra, la forza di attrito statico come sarà? Verso dall'altra parte. Sarà diretta in questa maniera, d'accordo? Adesso chiaramente la stessa situazione io ho dall'altra parte. Avrò P2, avrò N2. E com'è la forza elastica? C'è una forza elastica che agisce sul corpo 2? Sì, però è opposta all'altra. È opposta all'altra, perché una molla esercita una forza elastica a entrambi gli estremi, quindi tirerà il corpo con una forza elastica. Adesso io dovrei chiamare questa col più e questa con il meno, perché sono due vettori opposti, però va bene, insomma abbiamo capito. E poi che c'è? Anche qui c'è una forza di attrito statico. Chiamiamo questa 2 e chiamiamo questa 1. No? Adesso, senza stare, diciamo, a perdere troppo tempo, se io guardo il corpo 1, no? Chiaramente, lungo la direzione verticale, la forza peso e la reazione normale si fanno equilibrio. Cioè P1, il modulo della forza peso, ovvero M1G, deve essere uguale in modulo a N1. Perché non ci sono altre forze che esercitano componenti lungo la verticale. Questo ormai l'abbiamo capito. No? Adesso, per avere la condizione di equilibrio statico, per avere equilibrio statico, cioè perché quel corpo stia fermo, la forza elastica deve essere uguale alla forza di attrito statico 1. Ci siete? Cioè la forza elastica non può essere più grande di questo. Però io so che la forza di attrito statico non può essere tanto grande quanto pare a me, ma è sempre minore del coefficiente di attrito statico tra il corpo e il piano di appoggio, che è mi con S1, per la reazione normale che sta esercitando il piano. Siccome la reazione normale, ho capito che è M1 per G, io trovo che la forza elastica non può essere più grande di questo valore qui. D'accordo? Cosa posso dire per il corpo 2? Posso dire una cosa del tutto analoga. Non ci sto a perdere più di tanto tempo. Per il corpo 2 che ricaverò? Che la forza elastica deve essere più piccola di mi con S2 per M2 per G. Adesso bisogna confrontare questa quantità qua con questa quantità qui e vedere qual è più grande. Allora, chi mi fa il calcolo qui?
al primo mi con S1 era 0,4, la massa M1 era 1,5 kg e G è 9,81. Quanto viene questo valore? E intanto un altro di voi si calcola quest'altro valore qua. Mi con S2, M2 per G. A me il primo viene 5,88,9, mettiamo. Newton. Il secondo quanto viene? 5,3. Allora, la forza elastica deve essere più piccola di questo valore se non vogliamo che il corpo 1 si metta in moto. E deve essere più piccola di questo valore se non vogliamo che il corpo 2 si metta in moto. Allora, in generale, se non vogliamo che nessun corpo si metta in moto, questa forza elastica dovrà essere più piccola del più piccolo di questi due valori, del minimo. E quindi deve essere più piccola di 5,3 newton. Adesso, siccome la forza elastica è kx in modulo, cioè il modulo della forza elastica è la costante elastica diviso x, questo deve essere minore di 5,3 newton, e quindi vuol dire che x deve essere minore di 5,3, la costante k era 50, no? E quindi questo mi viene 5,3 diviso 50, è all'incirca un decimo. Quanto viene? 0,106 metri, ovvero 10,6 centimetri. Quindi la molla sarà allungata di 10,6 centimetri. Allora questo ci fa capire, ci ricorda prima di tutto che una molla è in grado di esercitare la forza elastica ad entrambi gli estremi della molla, e poi ci fa capire le condizioni di equilibrio statico per un corpo, no? Se allungo più di più la molla, chi è il corpo che parte per primo? Il 2. È il 2. Quindi il 2 si metterà in moto. Successivamente, a quando si mette in moto, com'è il moto di queste due masse? Armonico. È un vero macello, diciamo così. Non è armonico. Per quale motivo? Sarebbe armonico se non ci fosse attrito. Perché allora, se non ci fosse attrito, questa forza non ci sarebbe, questa non ci sarebbe, N e P si compenserebbero, e avrei solo una forza elastica che agisce tra due corpi, ed effettivamente il moto sarebbe armonico. Un po' complesso, perché in realtà si muoverebbero in maniera non proprio banale, però sarebbe armonico. Però siccome l'attrito c'è, dopo un po' che cosa succederà? Che le due masse si fermeranno, perché l'attrito sarà sempre opposto alla velocità e tenderà sempre a fermare la massa, e quindi le due masse si fermerebbero. E questo lo vedremo poi più là quando faremo l'energia. Allora, sono le 12:45, facciamo l'intervallo e alle 13 riprendiamo. Professore, scusi, una domanda. Sì. Noi abbiamo visto che la forza di resistenza viscosa dipende sia dal fluido ma anche dalla geometria del corpo. Quando facciamo gli esercizi, la geometria del corpo ci viene specificata o come facciamo? Allora, negli esercizi vi viene dato il coefficiente B e vi viene detto questo è il coefficiente, e non viene neanche specificata la forma del corpo, quindi non si deve preoccupare di questa questione. Allora, colgo l'occasione per dire che se io ho un corpo di forma qualsiasi, determinare il coefficiente B è difficile, è molto difficile.
perché se la geometria è complessa e scrivere un modello teorico che descriva quanto vale il coefficiente B non è affatto semplice. Un signore che si chiamava Stokes, quello del teorema di Stokes in analisi, calcolò che se io ho una sfera di raggio R che si muove in un fluido con viscosità eta, ha un coefficiente B che è 6 pi greco R per la viscosità. Quindi il coefficiente B è proporzionale al raggio della sfera. E questa formula è vera solo se il fluido, quando il corpo si muove con una certa velocità, supponiamo che il corpo si stia muovendo in questa velocità, il fluido, diciamo, si muove, viene tagliato da questo corpo, viene spostato da questo corpo, questa formula vale solo se non si formano vortici, cioè in cosiddetto regime laminare, che è un argomento tipico di fluidodinamica. Ma noi non ci entreremo in questa cosa, neanche questa formula diamo, perché diciamo non la utilizzeremo mai. Va bene? Però lei capisce da questo che c'è una differenza dal cadere in atmosfera così e dal cadere in atmosfera così, perché diciamo il paracadute presenta diciamo una superficie di raggio R che è diversa dalla superficie diciamo media di un uomo se lo approssimiamo a una palla, a una sfera. Ok? La ringrazio. Prego. Prof, scusi, posso fare una domanda invece sull'esercizio? Certo. Perché non abbiamo considerato, diciamo, cioè nel senso forse è proprio il problema che non lo dice, le due masse vengono tirate da qualcosa, da una forza esterna, no? Allora, sì. Quello che io devo immaginare, lei mi vede dalla telecamera di aula? La posso mettere? Sì, posso usare le mani, se no... Non la trovo. Va bene, lo posso disegnare sulla lavagna. Bisogna imparare anche un po' a leggere gli esercizi, abituarsi a capire anche gli esercizi, no? È chiaro che, no? Glielo scrivo sulla lavagna qui. Ma no? Qual è l'esperimento che io potrei pensare di avere in mano? Adesso io non sono bravo. Però potrei disegnare una manina che regge questo corpo, un'altra manina che regge questo corpo qui e la molla tirata in mezzo, no? Cioè io immagino di posizionare con le mie mani i due corpi in una certa posizione, con la molla allungata. E poi mi domando, se rimuovo la sollecitazione esterna, il sistema rimane fermo? Allora, quindi l'esercizio che noi abbiamo studiato è l'esercizio in cui questo corpo qui è soggetto solo alle forze che abbiamo disegnato prima. È già in queste condizioni, quindi ha già rimosso, ok. No, non c'è la forza dall'esterno, quella che io ho disegnato prima, è solo quello che mi serve per mettere il corpo in una certa posizione e poi vedere se ci rimane. Ok, ok, ho capito. Okay. Con la manina tirare un altro pezzetto e dire, rimane e levare la mano, rimane in condizioni statiche, però nella soluzione del problema la mano non c'è. Ok. La forza esterna non c'è. D'accordo? La forza grazie che dall'esterno.